Firmato questa mattina nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco di Catania Enzo Bianco e dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Vittorio Emanuele Policlinico Paolo Cantaro, un protocollo d'intesa per regolamentare il controllo da parte della Polizia Municipale della viabilità di accesso all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania e degli spazi all'interno delle aree di pubblico transito. E partiremo proprio dal più vecchio ospedale della città, il Vittorio Emanuele, che è nel cuore della città, con difficoltà di poter consentire il movimento delle auto all'interno della struttura ospedaliera, e quindi abbiamo stabilito questo patto di collaborazione. I vigili urbani potranno intervenire anche all'interno della struttura ospedaliera, naturalmente nei viali del parco, e naturalmente ci sarà una ricaduta anche sul piano della sicurezza. Non vanno lì per svolgere una funzione di sicurezza, ma certamente aumenta la presenza delle forze di polizia, anche di polizia locale all'interno. Questa stessa cosa potremmo replicarla poi in altre strutture come il Policlinico, come il San Marco, perché anche quella è città e avere un po' d'ordine funziona bene, soprattutto per chi si rivolge ai servizi sanitari, che spesso è nella condizione di disagio anche fisico. Ormai mancano pochissime settimane, io penso al massimo un paio di mesi, insomma io spero che per l'inizio dell'anno per Sant'Agata tutto il Vittorio Emanuele si possa trasferire al San Marco, al Librino, e diventerà uno dei più bei ospedali di tutta Italia. In quell'occasione noi avremo libera l'area del Vittorio Emanuele attuale. Il mio sogno, ma è già un progetto, in collaborazione con la Regione e quindi con il nuovo governo regionale, è di realizzare lì, dove c'è il Vittorio Emanuele, il più gigantesco campus universitario di tutta l'Italia meridionale, dove poter realizzare anche biblioteche, piscine e residenze a prezzi ultra vantaggiosi per gli studenti universitari. Catania deve tornare a essere una città pienamente universitaria e dare un sito meraviglioso a due passi dai Benedettini, a due passi da Villa Cerami, a centinaia di studenti, significa consentirgli di stare bene in una città sempre più accogliente e sempre più ospitale. Scrivere un sistema di regole, noi le trasferiremo poi all'ospedale San Marco, dove la nostra struttura si trasferirà all'interno del nostro ospedale, per creare un clima e un'agibilità e una mobilità migliore per i nostri utenti. È sempre questa, come dire, la linea che vogliamo tracciare nelle nostre iniziative. Avere un rapporto con il comando dei vigili urbani, abbiamo delimitato tutte le aree, non troveremo più motorini posteggiati vicino al verde del nostro ospedale, regole che dovremmo rispettare tutti per una società più regolamentata, giusta e aperta ai bisogni dei nostri utenti.